Assessore Brunori, fanno Summer School, un'occasione di approfondimento di studio per i giovani che dal 14 al 16 luglio saranno ospiti qui al Donorione di Fano. Certo, un'occasione a cui hanno aderito 26 giovani diffusi su un territorio non solo comunale ma anche fuori dalle Marche. Questo è un inizio importante da cui i giovani possono davvero ripartire. È un momento di scambio, un momento di crescita, ma anche per fare esperienza e per portare una testimonianza a loro utile per partecipare ad un progetto comune. Mi sento di dire che come città siamo assolutamente contenti di poter accogliere anche queste scuole che tornano a far parlare i giovani in un'opinione pubblica, in un contesto sociale dove la loro voce è fondamentale proprio per costruire il futuro. Un'occasione di studio ma soprattutto anche di confronto che vedrà la partecipazione anche di illustri professori, docenti e relatori. Sì, abbiamo avuto la fortuna di avere con noi sia il professor Zamagni che il professor Mauro Magatti, Elena Granata, nonché alcuni giudici del Tribunale di Pesaro, altri esperti a livello nazionale, portavoce dell'ASVIS, l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, e quindi diciamo che dovrebbe venire una 3 giorni abbastanza intensa e importante per tutti. Alessandro Cecchini dell'Associazione Giovani in Movimento, nonché organizzatore di questo percorso, chiamiamolo così, di perfezionamento che vede il coinvolgimento e la partecipazione di tantissimi giovani in un periodo in cui molti preferiscono andarsene in vacanza. Sì, ci sono parecchi giovani, per la precisione al momento 26, puntiamo a poter avere qualche altra iscrizione e soprattutto i giovani che vengono sono dei giovani sia della regione Marche che vengono dal resto d'Italia. Abbiamo alcuni ragazzi che vengono da Lecce, da Brindisi, altri da Faenza, quindi abbiamo tante persone che verranno qui nella nostra città, sia della regione Marche che fuori dalla regione Marche, avranno anche l'occasione per conoscere il nostro territorio che, oltre che essere una bella città, è anche un territorio attivo a livello sociale e culturale che dà alcune opportunità ai giovani come questa che abbiamo appena descritto. La Summer School Sociopolitica è stata organizzata su 4 principali settori di intervento: la politica, l'economia, l'ambiente e la giustizia. All'interno di questi 4 settori di intervento i ragazzi saranno impegnati in modo principale, in quanto non soltanto ci sarà una conferenza a mo' di convegno, ma poi si andrà in modo fattivo all'interno di un laboratorio in cui il relatore parlerà di un tema specifico all'interno di quel settore di intervento con i ragazzi. I ragazzi interagiranno con il relatore così da garantire, diciamo, una linea principale sia per i giovani che possano muoversi più liberamente e condividere esperienze anche con chi invece già ne ha nel mondo lavorativo.